In più di 200 all'Università del Molise si sono laureati in giurisprudenza nel periodo compreso tra il 1 novembre 2009 e il 31 ottobre 2010, cerimonia di consegna delle pergamene alla quale erano presenti una sessantina di nuovi dottori. A loro si è rivolto, nell'aula magna di Ateneo, a Campobasso, Michele Di Pace, avvocato generale dello Stato, il quale si è soffermato sul ruolo del diritto e delle professioni giuridiche, dando consigli a chi si affaccia sul mondo del lavoro in un periodo complesso e difficile come quello di oggi. Debbono tener conto che le professioni si sono evolute in senso dell'internazionalizzazione, perciò soprattutto se parlare bene l'inglese, parlare bene le lingue e poi non sottrarsi a quelli che sono, diciamo, i corsi di aggiornamento in campo internazionale, perché la maggior parte proprio delle attività hanno iniziato e continueranno a svolgersi sotto questo profilo. Prima di tutto si è portati verso la professione di avvocato, ma anche lì c'è un'internazionalizzazione molto elevata. Alle parole di Di Pace ha fatto eco anche il rettore Giovanni Cannata, che ha aggiunto: quando qualche volta si fa il dibattito gli avvocati sono troppi, però bisogna andare anche verso nuove componenti delle professioni, nuove specializzazioni delle professioni, e questo, diciamo, è il senso importante e anche un messaggio di positività che bisogna dare, perché se in questo momento di difficoltà diamo solo messaggi negativi, allora la presenza di un laureato in giurisprudenza come l'avvocato Di Pace, laureato qualche anno fa, ma che ha iniziato, diciamo, anche la sua attività brillantemente, perché so che si è laureato brillantemente, questo è un messaggio chiaro: prepararsi per le sfide della società. Nulla ci viene regalato. Penso che lo sforzo, il merito, sia una delle ricette che noi dobbiamo seguire, dando le opportunità a tutti.